lo so se è questo, adesso vediamo gli interpreti. Poi sicuramente la partita è di una delicatezza estrema sotto questo punto di vista, ma indipendentemente che giochiamo al Torino, anche se avessimo giocato con un'altra squadra. E poi sul discorso di cambiare, penso che ci stia la necessità di cambiare anche per togliere un certo appiattimento. Ma il campionato sta dicendo, penso che sia troppo presto per dare un giudizio completo, perché molti giocatori sono arrivati anche il 2 settembre, quindi anche noi ci abbiamo qualche giocatore. Secondo me dopo 10 giornate si può dare un giudizio, però penso che gli obiettivi, per almeno per i nostri, sicuramente non cambiano, erano quelli all'inizio e quelli saranno fino alla fine. Onestamente penso che il Torino possa fare un buon campionato, fermo restando che il campionato sta dicendo che ci sono 7-8 squadre di un livello sicuramente superiore, le altre dietro. Ho detto, è delicata proprio in questo senso, nel senso che è una partita che devi cercare di fare il risultato, però ce ne sono altre 31 di partite, cioè non è che siamo a 10 giornate dalla fine, perché poi rischi anche di giocare con la frenesia, con l'ansia, giocare la valla spacca non è mai la migliore medicina. Sicuramente ci vorrà testa fredda e cuore molto caldo. È chiaro che molte volte capita anche nell'arco di una stagione, di un periodo, di invertire un trend. Molte volte basta anche quel poco, però bisogna ricercarlo quel poco. Faccio un esempio: la partita la partita con la Juve, che sembrava tutto spacciato, perdi 1-0, sei in 10, lì l'episodio, magari hai tenuto botta per 20 minuti, l'episodio è stato favorevole, lì si è innescato poi qualcosa di virtuoso. Io mi auguro che succeda questo, però dobbiamo ricercarlo, cioè non è che ci capita. No, il Torino c'ha il suo modo di giocare, è una squadra che fa girare molto palla, ti aspetta, non ti lascia spazi, ci vorrà la miglior Samp, la Samp che secondo me che ha ancora grossissimi margini di miglioramento, la Samp che magari in questo momento non si è ancora vista. Si può fare, la forza la dobbiamo trovare da di dentro, da di fuori non ci viene, la forza viene data da di dentro, nella fiducia nei compagni, nella fiducia nell'allenatore, nella fiducia negli allenamenti. Poi è chiaro che se vieni da certe sconfitte è normale che non ci sia l'allegria, però il fatto di incupirsi o buttarsi giù non penso che risolva il problema. Questo non significa, significa capire il momento e soprattutto magari togliere qualche fronzolo in più, qualche situazione un po' più narcisista che in questo momento viene dopo. Ma io che cosa devo dire ai tifosi? Siamo in difetto nei loro confronti. Io li ringrazio perché anche questa manifestazione domani significa che ci tengono, significa che vogliono stare vicini, sanno che il momento è delicato e fino adesso magari stanno soffrendo come noi. È chiaro che quanto soffri, quanto magari vedi che le cose non vanno bene, viene anche la voglia di dire ma chi me lo fa fare. Invece questo dimostra l'attaccamento di questa gente, di questo li ringrazio, ma questo l'ho sempre pensato, non c'è bisogno che lo dica. Sì, ma sul discorso lei ha detto l'allenamento, cioè la svegliata, noi dobbiamo andarcela in campo, cioè nel senso che la partita è sempre la fotografia. E l'altra domanda qual era? Quando dice appiattimento intende più da un punto di vista tattico, quindi provare un gioco un po' più diverso? No, interpreti per stimolare un po' tutti. No, io penso anche cambiare interpreti per stimolare un po' tutti, per di più un allenatore ha, siccome vede le partite, anche l'esigenza di dovere, se si accorge che magari la strada non è quella giusta, di trovare altre strade percorribili sotto questo punto di vista, anche perché sennò significa sbattere la testa contro il muro e onestamente non mi sembra il caso.
mercoledì ha provato a forzare, ieri ha giocato e segnato uno spezzone di partita alla Eder, potrà essere almeno nella lista dei convocati, ha recuperato? Beh, adesso c'è l'allenamento di oggi e domani, adesso vediamo, è chiaro che è una freccia in più, l'importante è che stia bene. Ma io non penso che... Io non ho mai pensato che vincono i sistemi di gioco in moduli, io penso che vince l'interpretazione, cioè non penso che metti una punta in più possa cambiare il discorso, può darsi che magari a livello psicologico, non lo so, ma sempre come li interpreti, io non ho mai pensato che, cioè, so di squadre fortissime che giocano con una sola punta, so di squadre debolissime che giocano con quattro punte e non fanno gol, cioè non è... Se giochi con tre punte non è detto che sei più offensivo di chi non gioca con una punta, cioè, è sempre l'atteggiamento che conta. Poi un giocatore che è legato a questa maglia, un giocatore che ha tanto entusiasmo, ha esperienza, sicuramente ci può dare una mano, adesso vediamo se farà parte degli 11 o che... Corsi, Manolo Gabbiadini ha subito un piccolo infortunio. Le sue condizioni attualmente sono ancora da valutare o si è ripreso? No, sta bene. Ha preso una botta, ma ci sta. No, il discorso che è 4-4-2 ha senso se gli altri possono giocare con tre punte, se non gioco con tre punte secondo me non ha senso in questa maniera. Per di più devi avere anche la possibilità di avere anche o di crearti dei sostituti nell'eventualità che c'è un infortunio oppure uno scadimento di forma oppure vedi che un giocatore non va, quindi cioè devi trovare una soluzione che riesca a coinvolgere più giocatori, soprattutto tenere conto del momento, soprattutto trovare la quadratura del cerchio, perché tu ti sei accorto che magari pensavi una cosa e poi il campo ne ha detto un'altra. No, anche lì è una scelta, penso che Angelo abbia esperienza e attaccamento a questa maglia, che basta che giochi lui. Io non ho mai pensato di andare in campo pensando di pareggiare, onestamente, anche perché se pensassi, cioè tu devi andare in campo pensando di vincere e giocare per vincere, col rischio anche di perdere sotto punto di vista, quindi cioè non ho mai fatto una formazione per cercare di pareggiare, anche perché non penso di avere una squadra che di avere, cioè una squadra che mi garantisca, cioè il pareggio e gli altri due punti me lo gioco, non penso di avere questo tipo di squadra. Maresca fa parte del gruppo assieme ad altri 30 suoi compagni. Potrebbe essere convocato per la prima volta.